L'idea di provare a vincere noi ce l'abbiamo sempre, anche quando siamo bassi e quando difendiamo, soprattutto poi con giocatori in campo come Di Stefano, Raimondo, che nello spazio hanno delle ottime caratteristiche. Quindi non, io non riesco a pensare a una gara per pareggiare, magari da affrontare in maniera diversa, in base a come la vuoi impostare o la vuoi gestire, però c'è sempre l'idea di essere anche pericolosi. Potevamo far meglio, sicuramente. È stata una partita molto contratta, con tanti errori anche gratuiti, e soprattutto nel primo tempo, secondo me, c'erano degli spazi che potevamo utilizzare molto meglio. Quelle 2 o 3 volte che l'abbiamo fatto si è visto. E invece eravamo un pochino col freno a mano tirato. Però è capitato anche altre volte, come altre volte, poi dopo magari ha avuto una reazione diversa. C'è stato un momento, secondo me, che potevamo far male. Poi dopo gli episodi hanno fatto la differenza. L'ingresso di Stefano ha prodotto quel momento perché lui andava bene sulla fascia, rientrava. Sono venute fuori 2 occasioni: una per De Burg che ha cacciato alto, quella di Casasola clamorosa, perché a 2 metri dalla porta, con la porta vuota, 7 metri contro 15 centimetri di palo, bisogna che fai gol. Non c'è perso. Purtroppo in questo gioco, quando sbagli, paghi inevitabilmente. Questo è successo oggi, mi pare. Sì, anche se potevamo, secondo me, creare situazioni ancora diverse di più, però capisco anche che sia una partita molto tirata e sentita e che ci siano anche delle difficoltà anche emotive dietro a sta gara qua. Non è la gara che volevamo fare, volevamo fare una gara diversa tutti quanti, ma questo non voglio dire con questo che sia stato scarso impegno, in maniera più totale, anzi, è venuta fuori questo tipo di gara. Però da questa gara, come è capitato altre volte, anche se non è mai scontato, dobbiamo avere la forza di ripartire e di trasformarla subito in motivazione forte, sapendo che ci sono altri 9 punti a disposizione. Però sapendo che non è così scontato, e poi dipendiamo anche un po' dai risultati degli altri.